quando siamo arrivati dall'Albania ci hanno già detto che dovevamo andare in Russia, però 7-8 mesi dopo siamo andati in Russia. Voi quando siete andati in Russia in quegli anni come ci siete andati? Siamo andati in treno. In treno. E quanto è durato il viaggio? 11 giorni. Dovevamo andare sul Caucaso, montagne, colline come da altri qua. Abbiamo camminato 2 giorni per andare là. E abbiamo detto lì all'ufficiale, ma qua siamo passati che l'altro giorno, tornammo indietro, perché i tedeschi dall'altra parte, dal Mar Nero, avevano occupato loro il Caucaso. Poi non sapevano dove mandarci e siamo partiti per andare sul Don dall'altra parte. Ma più di 20 giorni abbiamo camminato. Noi altri abbiamo fatto laggiù tutti i bunker sottoterra, perché lo sapevano già che lì d'inverno si gelava. Abbiamo fatto delle stanze sotto, abbiamo lavorato più di un mese. Il Don sarà stato, secondo i posti, ma 70-80 metri di larghezza. E poi c'erano i barconi che viaggiavano sul Don. Loro erano dall'altra parte, li vedevamo. Loro non si sparavano a noi altri neanche a loro. Non era guerra per noi altri là. Poi quando è arrivato l'ordine di partire. Ai 17 gennaio, al Dobrisne, mangiava francio, penso, perché. Il generale bisogna già partire prima, perché lo sapeva che restava un cerchio. Ma i tedeschi, lo comanda dai tedeschi, l'hanno passato a parte, l'urso partì. A fare i stenuieti da re a pareie, quanto che nuieti ero già cerchiato a 80 km da re, andasse ordine a tritirasse, ma niente, ero già cerchiato. Dovevo camminare 3 dì e tre notti per arrivare al cerchiamento. Cosa davano da mangiare? Cosa vi davano? Davano verdura e macarossa, ma pasta così. Pasta? Pasta. Però non pensate a una pasta condita, voi mangiate voi. Un rancio. C'era un bambino, avrà 8-9 anni, così, e c'aveva una scatola della conserva, così. Un tedesco lì, gli ha preso la scatola e l'ha buttata via. Poi l'ha posato via così. Un anziano della mia batteria gli ha dato un calcio nel sedere, ma forte, eh? Lui si è volto col mitra così, noi altri tutti addosso. Non ha sparato, perché poteva anche ammazzarsi 2 o 3 col mitra. Ma se sparava, lui lo si uccideva, eh? Lo ammazzava sicuro. Ha visto che tutti incontro parei, l'ha lasciato, insomma, non ha sparato. Io sono andato, ho preso la scatola, poi ho preso il bambino per mano, l'ho portato là dal cuciniere e ha messo di nuovo del mescolo di pasta dentro lì così. Poi gli ha dato il cucchiaio perché non aveva niente con le mani, poi l'abbiamo seduto lì, è stato lì, dato da mangiare e tutto. Io ho preso quel bambino lì, mi ha fatto bene, il bambino lì, vedere una cosa simile così. È una storia vera, ma è ghiacciante. Anche se tappi grosse, i tedeschi, fino a 250.000 morti. Quanti chilometri facevate al giorno? 30-35 chilometri. 30-35 chilometri a piedi? Nella neve? Certo. E che temperatura? 40-45 gradi. Sotto zero. Non bisognava fermarsi, perché se uno si fermava, girava. Ne ho viste io diverse che non poteva più camminare e la seduti così, morte. Camminando il sangue, insomma, si tiene.
Siamo arrivati lì ai 20 gennaio, alla mattina. Vediamo gli alpini, il primo alpino del battaglione Mondovì, che corrivo su di corsa, dietro due carri armati con la fanteria russa. Il capitano si è fermato, ha detto: siamo arrivati al cerchiamento, se riusciamo a aprire saremo salvi. Quando hanno visto il carro armato arrivare, gli hanno sparato contro. L'hanno preso nei cingoli, si è fermato. L'altro carro armato, che era subito lì, si è fermato, no? E lì c'era un caporal maggiore ordenato di Vicoforte, per terra, perché i soldati erano tutti per terra. Si alza, prende la bomba a mano, la mette dentro. E l'ha ucciso il capitano. Il capitano del primo alpino, quando hanno visto che hanno distrutto i due carri armati, ha gridato: Savoia! Sapete cosa vuol dire Savoia? Andare all'assalto con la baionetta. Lì gli alpini tutti gridavano su così. E i russi hanno visto che gridavano così, credevano che si rendessero, no? E hanno cessato di sparare. Mentre gli alpini sono arrivati addosso con i ragazzi, anche loro, qualcuno è scappato, gli altri sono rimasti, noi altri si spesati, abbiamo rotto il cerchiamento, andiamo avanti. Si andava giù, lì c'era una boscaglia, sul fondo della boscaglia c'era un paese, lì, Postonoyevka si chiamava, lì c'era la linea di russi, sulla cima del bosco. Lì c'era un fosso e le pallottole fischiavano lì. Io mi sono messo dentro così, mentre arriva un colpo del carro armato sulla sponda lì. È scoppiato, ma io ero dentro, non mi ha toccato. Mentre sento un altro colpo che arriva, ho detto: questo qui sarà il mio, perché così più là mi sentivo addosso. Non è scoppiato. Non è scoppiato. Non è scoppiato, ho cominciato a rotolare, io tiro dietro le gambe, ma se non scoppia quando batta lì, non scoppia più. L'ultimo colpo che hanno sparato, lì sopra c'era un alpino che andava giù. Beh, non mi ha toccato perché lì, ma le schegge è andato a prendere l'alpino lì. Lui mi ha visto lì, ha detto: compagno, aiutami, se io mi alzo arriva un altro colpo. Sono stato un po' lì. Ho visto che non sparava più, è andato solo, preso per un braccio. Alzati, alzati. Lui sanguinava tutto giù, non parlava più e l'ho lasciato lì, non potevo portarlo via. 5 colpi che mi sono arrivati lì, proprio a un metro da me. Prima di arrivare a Nikolaevka, 4-5 chilometri prima, e lì la colonna, insomma, era tutti fermi perché sopra sparavano. Io gli ho detto a mio compagno lì: traversiamo dall'altra parte lì. Andava su così in collina. Mentre si andava là sentivamo, toc, pum, faceva, zing, la neve. Andiamo avanti, là c'era un ponte, lì si vede che usciva l'acqua e c'era una pianca larga, un metro così, che si passava lì sopra, ma i feriti congelati che erano sopra le slitte, i muli, non potevano passare lì. E quelli che portavano li hanno abbandonati e li hanno lasciati lì. Noi altri siamo passati lì tutti piangendo. Perché le slitte non passavano, era troppo certo. Stretto. Erano lì e piangevano, chiamavano mamma. Allora sono venuto giù fino lì vicino alla pianca e gli ho detto al mio paesano: guarda, io guardo se posso attraversare, se caso vado giù te mi prendi e mi chiesi. Lì c'era pezzi di ghiaccio così che era. Andato lì, tanto mi sono tenuto su, leggero che... Non cadevo. Passato dall'altra parte, poi ho detto al mio compagno lì: anche tu, tieniti sollevato quello che può, lunghi la mano, io ti prendo. Ha fatto così, anche lui ha attraversato. E lui è attraversato. Siamo passati dall'altra parte. Di lì siamo venuti a Nikolaevka. Siamo arrivati a Nikolaevka. Ok.
Quindi sono riusciti a oltrepassare questo, anche questo ostacolo, Loro ce l'hanno fatta, altri sono rimasti lì. Comunque il freddo di quell'inverno lì è stato non normale, ecco, era molto più freddo degli altri anni, perché arrivare a 45 sotto zero, come lui ha visto un termometro che segnava 45 sotto zero, non era normale, ecco. Tutte le case avevano il forno in casa, scaldavano la casa e facevano da mangiare dentro. Io ho preso i scarponi e ho messo lì sopra, domani mattina sono calde. La mattina si era soltanto per uno scarpone. Però cosa fare? E cos'è successo? Qualcuno l'ha preso? Certo. Non so cosa ne avrà fatto. Fatto perché solo uno. Ho preso una lista della coperta, io avevo il coltello, poi ho messo dentro al piede, poi sono partito. Soltanto che avere una scarpa e l'altra no, non riuscivo ad andare avanti. Avevo visto così, ho buttato via l'altro scarpone, ho tagliato un altro pezzo di carta e ho ancora camminato 7-8 giorni. Con... 7-8 giorni nella neve. Ma non mi sono bagnato i piedi, niente. Lì avevo soltanto più, quasi mezza coperta. Lì faceva freddo, Non nevicava, ma aria, sempre vento. E andato avanti lì sentivo le gambe che pungevano, qua mi gela le gambe, non cammino più dopo. Per il freddo si muore subito, Ne ho visto diversi per la strada che non potevano più camminare, erano lì seduti così, gelati, lì toccava e andava giù, 45 gradi, sai. Mi è successo a me che la colonna si è fermata, mi sono seduto lì, era già 3-4 giorni che si camminava, sono rimasto subito indormentato. Poi lì la colonna ha cominciato ad andare avanti, qualcuno è stato lì, non so chi sia, mi ha toccato, no, con il piede così, mi sono svegliato, vedo che va avanti, non poteva camminare, ho fatto un po' così per scaldarmi, se quello lì non mi tocca, io morivo lì addormentato senza male, perché ti gelava il sangue addosso, morivi senza male. Possiamo fare domande? Possiamo farle delle domande? Quando è andato in guerra, quando l'ha iniziata, quanti anni aveva più o meno? Ah, 19. 19 anni. Perché noi altri siamo partiti un anno prima. E già per causa della guerra. Siamo partiti un anno prima. Gli amici che sono rimasti sul fronte russo, qualcuno è andato a recuperarli e sono rimasti lì e... Dopo la prigionia che li hanno mandati in Siberia, ce ne sono arrivati due, là faceva 50 gradi sotto zero, a Loiki. Sono arrivati tutti lì sbandati, senza armi, senza niente, i tedeschi li hanno presi, non c'era più nessun treno che viaggiava. Hanno camminato dalla mattina alla sera, camminavano. E alla sera ho 4-5 patate cotte così e altro niente. Poi è arrivato il treno, quando hanno trovato la ferrovia, sono saliti sopra il treno. Il treno aveva 60 vagoni. Li hanno caricati sopra, li hanno chiusi. Per due giorni non hanno fermato il treno. Sono scesi giù, si sono messi a mangiare neve così, e due giorni che non mangiavano e non bevevano niente. Andavano lì a dirgli che i bullon di treno per rinfrescarsi la buffa. La neve è velenosa, soprattutto. Loro trovandosi vuoti e poi mangiare così, hanno preso la gastrica interite. Facevano
stanchi e... Sì, praticamente laceravano parte dello stomaco e essendo così denutriti... Dopo 3-4 giorni che erano lì, hanno cominciato a morire. Allora tutti i giorni fermavano il treno, prendevano i morti davanti e li portavano dietro. E poi i vivi da dietro portavano davanti. Quando sono arrivati in Siberia, vivi ce n'erano soltanto più 10 vagoni, tutti morti. E ne mettevano 90 per vagone. Li hanno fatto prendere dai prigionieri, poi li hanno spogliati e li hanno preso i vestiti perché loro avevano bisogno dei vestiti. Poi li mettevano dentro una foresta là, li mettevano uno sopra l'altro lì, come noi altri si mette la legna. La legna, facevano delle pile di corpi umani. E quando hanno finito qualche giorno così, hanno messo la benzina sopra, poi dato fuoco. Loro saltavano di nuovo come fosse vivi, i nervi, i muscoli. Ma il nero, che era il tenente delle salmerie, quando era già un giorno che camminava, trovò uno vestito di bianco. Ha detto che era un ufficiale tedesco. Ha detto il tenente Mainero che lui aveva sbagliato la strada, doveva girare a destra. Il tenente Mainero tira fuori la bussola, guarda, no, io mi segno di qua. Se ascoltava lui, andava a finire in mano ai russi, li prendeva tutti i prigionieri. Invece lui li ha salvati tutti pianti. L'hanno decorato la medaglia d'argento, ma doveva decorare la medaglia dopo, perché l'unico ufficiale italiano che ha salvato tutti i suoi uomini. Dai russi è arrivato in Italia alla fine di aprile. Mamma mia! 5.000 chilometri a piedi. Tutto a piedi ha fatto, 5.000 chilometri a piedi. È arrivato in Italia, i mulini non li aveva più tutti, ma gli uomini... Li ha trovati per le strade sbandati, si sono incolti, sono arrivati in Italia con 800 uomini. Ha portato in salvo 800 soldati. Ma io mi è andato bene, siccome devo presentarmi a Mondovia, perché il mio corpo era a Mondovia. Mi sveglio. Tutte piglie di qua e di là, oh madonna, non mi sono svegliato a Mondovì, chissà dove vado a finire. Mentre entro nella stazione di Cuneo, vedo scritto a Cuneo, ho chiesto lì a un fattorino di che ora parte per Mondovì, alle 7, lì era alle 5, alle 6. Ho detto, beh, ho tempo, vado a fare un giro. Sono venuto giù fino al fondo, lì dal ponte, Ponte il Cuneo, sì. E lì ne ho trovate due che li conoscevo, ci siamo salutati e ha detto di io devo andare a Mondovì, anche noi altri dovevamo andare a Mondovì, ma ci siamo fermati qui a Cuneo, e io devo andare a Mondovì, anche noi altri, ma ci siamo fermati qui, siamo andati là dal cortile, là c'era una casa scritto Reduci. Vado anch'io così. Quando hanno aperto la caserma, vado giù, scritto là, Reduce. Vado su sopra, lì c'era un capitano di la Nuova di Verzuolo, Tranchero capitano. Io lo conoscevo. Ho detto, signor tenente, il capitano di... Io devo andare a Mondovì, mi può tenere qui a Cuneo? Oh sì, sì, tanto è Mondovì come Cuneo, tutto in Italia stesso. Però dammi la licenza, gli ho dato la licenza, ho detto vai giù, il magazzino ti danno il corredo, perché noi altri non avevamo più niente, la divisa di panno, scarponi, mutande, camici, insomma, tutto il corredo. Poi mi hanno detto di vai giù, al secondo piano su c'è il piantone ti dà il posto. Ci hanno portato giù alle basse di Sant'Anna, oltre Stura,
là c'era un'osteria, gioco di bocce, chi giocava le bocce, chi le carte, così. Siamo stati lì un mese, potevo andare a casa, ma non so se mi chiamano. Agli 8 settembre il capitano ci ha radunati lì e ha detto: adesso andiamo con i nostri amici. Lui era fascista, perché prima era capitano camicie nere, e le camicie nere erano amici con i tedeschi. Ha detto: andiamo con i nostri amici, e ha messo una guardia alla porta per non lasciarsi uscire. Noi ti abbiamo detto: vuoto con i tedeschi. Là c'era una uscita dall'altra parte, io c'avevo la bicicletta, vado a prendo la bicicletta, parto, vado via, andato a casa, stato a casa. Se io andavo a Mondovì, li hanno mandati giù a Bolzano, i tedeschi il 8 settembre, di notte, li hanno presi, buttati in Germania. Quando è arrivato l'8 settembre, di notte, loro erano tutti addormentati nelle caserme. I tedeschi sono saltati addosso e li hanno presi tutti i prigionieri e via. Quello di Savigliano lo hanno preso, prigioniero mandato in Germania, certo. Là li hanno trattati male. Loro gli dicevano traditori, perché infatti l'Italia li aveva traditi. Arrivo lì in piazza, mia madre ci ha abbracciato, abbiamo ben accesa, lì era la statua della Sant'Anna di Nai. E chi era quando mi sono partito, la visca in la candela a Sant'Anna. E a Dio mi carica, mantenesse sempre a visca, finché mi arrivò. Quando mi sono arrivato, mia madre ha montato e andava da lì. Candela lì, capisca, via la candela, ma sempre tenere la visca fino a ora. A tutti i paesi lì a fianco a banco, laggiù la Russia 80.000 fiori dai 20 ai 30 anni, lo va a saiare. Bastarda Mussolini, la Samadea guerra là, con la mia fase di Russia non ha idea. Già che loro difendono la sua patria, sua casa, perché è giusto. E da partire male di Russia, e da dire male di chi ha la mandarsela a mandarsela a America.